Una delle domande che mi viene posta spesso nei commenti dei video di YouTube, nell'Academy, tra anche via mail, se non sbaglio qualcuno di voi mi ha scritto, è quella relativa alle cloud mining. Proprio questa mattina ho letto un utente scrivermi e farmi una domanda sulla cloud mining di Genesis Mining, che tra l'altro è una delle cloud mining più importanti che ci sono, quindi l'azienda che fa cloud mining più grosse che esistono. Ebbene, questo video voglio dedicarlo proprio a chi di voi ha sempre questi dubbi. Conviene o no fare cloud mining? E come dovete calcolare se una cloud mining è conveniente o meno? Quindi cosa facciamo? Andiamo a fare questo bellissimo video sul monitor, sulle pagine web direttamente, ci facciamo l'analisi dei costi della cloud mining, anche quelli nascosti perché alcuni li mettono dentro in maniera un po' strana, quindi non riuscite magari a vederli bene, dovete stare un po' attenti e poi andiamo a vedere quanto ricavo ci sarà. Stimato ovviamente in base alla difficulty della coin che andiamo a minare, andiamo a fare i nostri ragionamenti e alla fine del video faremo una conclusione. Vi dirò appunto questi tips, come direbbero gli inglesi, quindi questi trucchettini per farvi capire se effettivamente in quel momento può essere conveniente o meno acquistare una cloud mining. Quindi collati allo schermo per questo fantastico video tutorial su come valutare una cloud mining e come capire quando acquistarla o meno. Bene, ma prima di iniziare, come sempre, io vi chiedo di lasciarmi un pollice in su per questi video perché sono utilissimi per il canale e io vi ascolto sempre anche nei miei vari commenti. Questo è un video che esce fuori proprio da quello che mi avete chiesto nei commenti di YouTube, quindi lasciatemi i commenti, ragazzi, su quello che avete in testa, quello che vi gira, quello che sono i vostri dubbi, quello che vi interessa di più di tutti, perché Trading Coin è una community aperta, non faccio solo quello che mi piace a me, io faccio per lo più quello che può essere utile a tutta la community, quindi scrivetemi nei commenti e ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma perché non vi iscrivete al canale? Scherzo, ovviamente, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale perché. Ed eccoci davanti al sito di Genesis Mining. Questi sono i miei occhiali marroni. Qualcuno di voi mi ha fatto notare che ancora non ho i gialli. I gialli escono dopo la primavera inoltrata, quindi verso maggio. Va bene, allora andiamo a fare una cosa bellissima. Andiamo intanto a vedere quali mining stanno sponsorizzando in questo momento, quella di Dash. Come si procede nella valutazione della cloud mining? Come si procede? Che cosa dovete fare? Intanto vi servono i dati relativamente ai costi che andate a pagare. In questo caso il costo è 57, insomma, in base ai mega hash. Abbiamo bisogno di questi dati. Intanto utilizzerò l'offerta più ampia, quella professional, perché è la più scontata di tutti relativamente a Genesis. Quindi facciamo l'ipotesi di comprare quella che la paghiamo il meno di tutti, ecco, diciamo quella che costa meno di tutti. Poi un'altra informazione importantissima sono i mega hash a disposizione, ci serviranno tra poco su un altro sito per fare il calcolo. E poi abbiamo bisogno di questo, ragazzi. Vedete qui, lo mettono in italiano su Genesis, altri cloud mining lo scrivono in inglese, ma dovete andare a leggere quando comprate. Si applica nei costi di manutenzione. Quanto sono questi benetti costi di manutenzione? Perché quello è importante. Ed eccoli qui. Perché Genesis Mining è una mining farm, quindi una cold mining veramente molto seria, e lo mette, intanto li mette in lingua italiana, intanto vi mette anche la validità del contratto e poi ve lo scrive in maniera bella chiara quanto è il costo di manutenzione. Allora, sul costo di manutenzione fate un attimo attenzione, costo di manutenzione del cloud mining non è in coin, non viene dato e non viene pagato nella coin che state minando. Questo è molto importante perché cambia completamente l'esito del calcolo per una serie di motivazioni relativamente all'eventuale difficulty, eccetera. Lo vedremo alla fine del video quando faremo le considerazioni finali. In questo caso voi pagate una piccola percentuale di USD per mega hash al giorno. Per questa cloud che noi abbiamo preso in considerazione, cioè quella da 500.000 mega hash, che è enorme, ragazzi, voi andate a pagare questo per 500.000, che sono 5 dollari. Va bene, ragazzi? Quindi pagate 5 dollari di USD precisi, quindi non dipendenti dal valore della coin. Voi pagate 5 dollari a prescindere dal valore
della coin. Questo è il costo più importante che dovete tenere a mente. Quindi abbiamo tutti i nostri numeri. Il primo numero è il costo della cloud, quanto paghiamo, quanto anticipiamo a Genesis Mining. Il secondo numero importante sono i megahash, quindi la potenza, in questo caso megahash. Abbiamo tutti i nostri dati relativamente al costo della cloud mining. Andiamo sul sito di CoinVars. Questo è un sito, ragazzi, che potete assolutamente trovare online, quindi coinvars.com. Su CoinVars voi riuscite a fare tutti i calcoli che vi servono per valutare se una mining, una cloud mining, è produttiva o meno, se conviene o meno. Poi ci saranno una serie di considerazioni di natura ovviamente sempre previsionale che andranno fatte, però quello lo faremo alla fine. Quello che vi consiglio di fare per quanto riguarda l'analisi delle cloud mining è cliccare qui su Mining Calculator e andare a trovare la vostra coin. Ok, siamo in Dash Mining Calculator. Qui in hash rate andate a inserire il vostro hash rate della cloud mining, che in questo caso sono 500.000. Ve lo rifaccio vedere, sono qui. Noi stiamo prendendo in considerazione questa. Dopodiché il power cost, nel caso vostro specifico, ragazzi, deve essere pari al costo di manutenzione. Quindi, siccome il costo di manutenzione è espresso in dollari, insomma, dobbiamo fare un giochino, dobbiamo fare in modo di farlo diventare uguale. Adesso vi farò vedere dove. Poi la pool fee, ragazzi, in sostanza sono sempre intorno al 2-4%. Mettete 4 e non sbagliate mai, perché state comunque approssimando per eccesso quasi sicuramente, quindi fate bene, insomma, essere prudenziali. E poi andiamo a mettere il costo della macchina, 4750. Adesso io clicco su calculate. Ok, ragazzi, quello che dobbiamo fare è andare poi a modificare i power cost, che è il nostro costo di manutenzione, e in questo caso vedete ci esce 3,06, quindi vuol dire che è troppo basso. Quindi andiamo qui a metterci qualcosina in più. Potete fare proprio così, ragazzi, un po' alla buona, tanto non è, ecco, abbiamo beccato perfettamente i 5 dollari, quindi basta che siano identici a quelli che abbiamo calcolato prima qui. Costo di manutenzione, che è questa cifra per i megahash che voi acquistate al giorno, in questo caso ci vengono i 5 dollari. Guardate qui che bellissima tabellina. In questa tabellina noi abbiamo un guadagno giornaliero di $12.48 in Dash, se Dash rimane nella stessa quotazione di oggi, se la difficoltà rimane allo stesso livello di oggi. Ovviamente sono considerazioni che dobbiamo fare. Qui invece, ragazzi, vedete il summary, vi indica anche il days to break even, che vi dice che ci vogliono circa 400 giorni, 380 giorni, 400 giorni per poter ottenere il break even del nostro investimento che abbiamo inserito con 4750. A questo punto noi potremmo dire: benissimo, se ci sono 400 giorni per recuperare, alla fine del mio contratto che dura 24 mesi io avrò fatto un gain. E fin qui sui calcoli statici, così, guardandoli così, non ci piove. Ma cos'è che dobbiamo valutare, ragazzi? Dobbiamo valutare i rischi degli investimenti e capire se il gioco vale la candela o meno. Allora, intanto, dopo aver fatto questa valutazione, vi salvate i dati, ci vogliono 380 giorni, andiamo a fare un altro discorso. Il primo discorso che dovete fare è quello relativo alla difficulty della coin che minate, perché il cambiamento della difficulty, ragazzi, vi modifica completamente questo conto. Facciamo un test, proviamo ad aumentarla notevolmente. Allora, invece di 8 qui ci scriviamo 9, ragazzi, quindi l'abbiamo fatta salire abbastanza, ma mi serve per farvi vedere come cambia, vedete, il days to break even, che è un dato che voi dovete assolutamente tenere in considerazione. Ok, ragazzi, questo days to break even avete visto già com'è cambiato, quindi è bastata che la difficulty salisse un po' per insomma far vedere appunto come cambia. Ma saliamola ancora, portiamola a 10, ragazzi, guardate un po', guardate un po' come sale ancora tantissimo.
E quindi questo ci dà già subito, diciamo, una logica. La difficulty è una variabile che noi non riusciamo a controllare e che modifica pesantemente l'esito del nostro investimento nella cloud mining. L'altra variabile che noi dobbiamo tenere in considerazione è il prezzo di Dash nei confronti di Bitcoin, che viene sempre considerato per fare un confronto sul dollaro finale. Facciamo scendere il prezzo per vedere come si modifica, ok? Allora, guardate un po', ancora una volta, bastata ridurre più o meno di un 10% il prezzo di Dash su Bitcoin e il nostro days to break even è salito notevolmente. Se lo proviamo a scendere ancora, guardate un po' come si modifica e di nuovo siamo punto e a capo. Quindi altra variabile da tenere in considerazione è il prezzo di Dash nei confronti di Bitcoin. Quindi facciamo intanto una bella cosa, andiamo qui su Difficulty Charts, andiamoci a beccare il nostro Dash, andiamo a vedere come si modifica la difficulty di Dash. Intanto non mettiamo un mese perché il nostro investimento di lungo periodo, quindi andiamo a prendere 6 mesi. Una cosa molto interessante da considerare è quella relativa al cambio, per esempio, negli ultimi 90 giorni. Guardate qui, negli ultimi 90 giorni, una cosa importantissima da capire è questa: negli ultimi 90 giorni la difficulty è salita del 47%. Stiamo facendo un investimento di lungo periodo e la difficulty che abbiamo visto come varia è salita del 50%. E quindi dobbiamo tenere in considerazione che negli ultimi 3 mesi c'è stato questo up. Figuriamoci negli ultimi 2 anni che cosa può succedere. Può succedere di tutto, è chiaro, però c'è stato questo up. E poi dobbiamo valutare anche il prezzo della coin in questione. Quindi andiamo qui su Exchange Rate, ci prendiamo sempre Dash e andiamo a dare un'occhiata al grafico e vediamo che cosa è successo negli ultimi mesi. Il grafico è rimasto stabile, tendenzialmente rialzista come tutte le cripto, lo sappiamo negli ultimi mesi. Quindi potremmo anche ipotizzare che questo grafico resti assolutamente lo stesso e il prezzo non si modifichi di Dash nei prossimi mesi, fino alla scadenza del nostro contratto. Perché non considero la variabile che il prezzo di Dash possa salire per la cloud mining? Non è giusto considerarlo, perché a quel punto facciamo un investimento solo e unicamente sulla coin in termini di trading e lasciamo stare la cloud mining, perché se noi dobbiamo guadagnare dalla cloud mining perché il prezzo della coin è salito, a quel punto che senso ha fare cloud mining? Allora a quel punto facciamo direttamente trading. Se poi il prezzo magari salirà fra 2 anni, sarà un extra plus, quindi un extra profitto, va considerato così quando valutate l'investimento. Non dovete considerarlo come core dell'investimento. Quindi il prezzo di Dash noi ipotizziamo che possa restare lo stesso. Quello che invece è importantissimo da considerare è, come vi ho detto prima, il prezzo della difficulty, perché il prezzo della difficulty ci cambia proprio l'esito della nostra operazione. Se la difficulty sale a un tasso del 50% dopo 3 mesi, ragazzi, anche che si standardizza, noi dobbiamo ipotizzare quantomeno un raddoppio della difficulty entro un anno e mezzo. E stiamo prudenziali, ragazzi, siamo assolutamente prudenziali. Quindi cosa facciamo? Torniamo al nostro mining calculator di prima. Queste erano le nostre considerazioni, quello che avevamo considerato. Vedete come cambia il days to break even nel momento in cui cambiano le quotazioni. Adesso facciamo un'altra cosa, però andiamo a prendere questa difficulty e cambiamo l'ultima cifra e la raddoppiamo, cioè invece di 8 mettiamo 16, ragazzi, più o meno, e andiamo a vedere che cosa succede. Guardate un po' quello che succede. Guardate qui. Allora, ci sta indicando che per fare il break even di questa cloud mining io ho bisogno di 1066 giorni se la difficulty raddoppia. Ovviamente non raddoppierà da qui a domani, quindi voi per la prima parte della cloud mining avrete dei profitti. Nella parte finale questi profitti si assottiglieranno in maniera radicale, quasi sicuramente, se la difficoltà continuerà a crescere, e comunque il rischio è molto elevato, perché voi considerate che non ce li avete 1000 giorni, in quanto il contratto di Genesis scade dopo 24 mesi. A questo punto
risulta abbastanza evidente che andare a fare un acquisto di questo tipo è rischioso, molto rischioso, perché se noi raddoppiamo la difficulty andiamo completamente fuori, quindi nel nostro investimento andiamo a perdere in maniera abbastanza evidente una parte di quello che abbiamo investito. Tornando alle cifre attuali, come valutarla in maniera abbastanza istantanea? Allora, si valuta così: intanto fate tutto questo concetto e poi andate qui a vedere i days to break even. Se trovate un valore al di sopra di 120 giorni, lasciate perdere. Questo è il mio consiglio personale perché sono anni che io ho diciamo diversi tipi di conoscenze nell'ambito del mining e vi assicuro che quando un days to break even è superiore a 120-180 giorni, ma già 180 ragazzi siamo quasi al limite, non conviene fare cloud mining. Non conviene fare cloud mining perché il rischio è assolutamente molto elevato e vi trovate in pessime condizioni perché abbiamo questi indicatori della difficulty impossibile da controllare, quindi basta che vengano agganciati degli ASIC, delle macchine nuove a questo tipo di produzione e voi vedete questa difficulty esplodere alle stelle. Intanto avete anticipato dei costi relativamente a questo cloud mining e non ci sono le condizioni per poterli neanche recuperare, quindi andate a perdere magari il 50% del vostro investimento. Questo days to break even non deve assolutamente superare i 120 giorni, 120-180. Quando siamo dentro questa fascia di prezzo, allora il gioco può valere la candela, ragazzi. Attenzione che non è sempre così. Può valere la candela, quindi dovete stare attenti anche lì, perché comunque siamo nell'ambito del rischio, però abbiamo margine per poter operare. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo fatto un video assolutamente informativo, interessantissimo, nuovo, nuovo, nuovo rispetto ai soliti. È vero, non abbiamo fatto l'analisi di Bitcoin, delle oscillazioni, ma ragazzi, è fermo, inchiodato da 2 giorni. Vi prego, andatevi a vedere la precedente, la stessa. Se ci saranno novità in settimana, faremo le analisi, come sempre. E per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo in settimana con il secondo episodio del corso relativo a come fare holding sui mercati. Ciao a tutti!